Rita Pavone, ecco quanto prende di pensione. Rita Pavone è nata nel 1945 ed ha riscosso un enorme successo fin dalla giovane età. Nata in una famiglia semplice, la Pavone si è avvicinata al mondo dell'arte e del canto fin da piccola. Negli anni 60 sono arrivati i suoi principali successi. Nel corso della sua carriera ha potuto partecipare al Festival di Sanremo per ben 4 volte, nel 1969, nel 1970, nel 1972 e nel 2020. Al centro della vita di Rita Pavone c'è stato anche l'amore per Teddy Reno, ufficializzato con un matrimonio nel 1968. All'epoca questa unione fece discutere per la differenza di età e sia perché lui aveva già un figlio ed era sposato. Ora, all'età di quasi 79 anni, è in pensione, ma non smette di apparire occasionalmente in televisione e di esibirsi. Per quanto riguarda la pensione, non si conosce la cifra esatta che percepisce, ma come dichiarato dalla stessa cantante, si tratta di una pensione nella media, nulla di esorbitante se confrontata a tutti i guadagni riscossi nel corso degli anni. La cantante dunque potrebbe avere una pensione di 900 euro al mese o un po' più elevata. Ad ogni modo la sua pensione dovrebbe essere sui 1.000-1.200 euro. Per averne la certezza però bisognerebbe attendere le dichiarazioni della diretta interessata, che però per il momento ha preferito non parlarne. Rita Pavone, nonostante non abbia una pensione molto elevata, ha ovviamente un patrimonio significativo accumulato grazie a tutti i dischi venduti e all'enorme successo riscosso degli anni. Secondo molte indiscrezioni che erano circolate in merito al patrimonio della cantante, sul suo conto in banca ci sarebbero 23 milioni di euro. Una cifra elevatissima che potrebbe ancora crescere, se si considera che l'ultima partecipazione della Pavone a Sanremo risale a 4 anni fa e lei potrebbe decidere di tornare con nuove canzoni. Del suo patrimonio fanno parte anche le sue proprietà, tra cui la lussuosa villa in cui vive attualmente. La casa in questione si trova a poca distanza dal lago di Como, ma è oltre il confine italiano ed è situata quindi in Svizzera. Per diverse ragioni anche economiche la cantante ha deciso da tempo di trasferirsi proprio lì. Per il resto, lei stessa non ha mai confermato nessuna voce né sul patrimonio né sulla cifra mensile della pensione. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate questi dettagli sui guadagni di Rita Pavone e secondo voi la pensione è troppo bassa? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.